vediamo meglio. Ce l'ha fatta. Niente, rispondo. È arrivato, presidente, in prima fila, forse. Ma poverino, dai. Daniele, guarda, direttamente dal Cile. Direttamente dal Cile. Buonasera. Quando parlavamo prima di inquinamento luminoso, lui gode. No, non è che gode, Daniele prende i peggio insulti, diciamo, da parte del 99% degli astrofili mondiali. È vero. Le foto sono troppo belle, capito? Per farlo. Lei sopplisce. Sì, sì. Ah, anche, sì, ha scoperto da poco che ha dei detrattori, no? No, va bene, allora iniziamo. Allora, iniziamo un po' in ritardo la conferenza, quindi oggi abbiamo Patrizia Caravello che ci presenta il Sidereus Nuncius 2.0, giusto? E siamo qui ospiti del Comune di Assisi nella sala della conciliazione, e quindi portiamo anche i saluti del sindaco che ci ha concesso la sala ad uso gratuito. È sempre un occhio di riguardo il sindaco per l'astronomia. Ricordiamo, io sono Daniele Capezzali, vicepresidente del gruppo Astrofili Monte Subasio, che ha un osservatorio dietro Assisi, in località Porziano, e questa primavera, diciamo primavera estate, abbiamo fatto un ciclo di conferenze e oggi appunto vediamo il Sidereus Nuncius 2.0. Lascerei la parola direttamente alla relatrice, così magari si presenta bene, e poi iniziamo con la proiezione, giusto? Certo. Grazie a tutti. Diciamo che io sono qui perché ho colto l'occasione, mi è arrivata un gentile invito e ho detto, beh, devo andare al Festival di Foligno, tutto sommato Assisi è ragionevolmente vicino a Foligno, quindi mi sembra una cosa carina cogliere l'occasione e venirvi a trovare. Io amo molto venire a trovare gli astrofili perché sono delle persone che hanno in generale un grandissimo entusiasmo. A volte sono più entusiasti dei professionisti e quindi è sempre molto bello parlare con degli astrofili. Io non sono mai stata astrofila, quindi non chiedetemi stelle, costellazioni o cose di questo genere, perché io ho completamente saltato questa parte di familiarizzazione con il cielo. Perché io sono diventata astrofisica proprio attraverso un percorso di fisica. Mi sono iscritta alla facoltà di fisica perché così la materia mi aveva affascinato. Non avevo bene idea di che cosa volessi fare. Ho fatto, come sempre, alla facoltà di fisica ci sono i corsi obbligatori e poi ci sono c'è una vasta scelta di corsi opzionali. Mi sono trovata a fare un corso di fisica cosmica che è fondamentalmente collegato allo studio dei raggi cosmici, quindi è veramente qualche cosa che è molto a cavallo tra fisica e astrofisica, e devo dire che la materia mi ha assolutamente entusiasmato, mentre non mi ero granché entusiasmata dai corsi di astronomia,
che erano tutti astronomia classica, le stelle variabili, diciamo, non mi avevano trascinato. Invece la storia dei raggi cosmici mi aveva assolutamente trascinato. Quindi ho chiesto al professore se per caso aveva una tesi. Lui mi ha detto di no, ma che un suo amico che lavorava ad un satellite che doveva essere lanciato di lì a pochissimo, stava cercando laureandi. E quindi questo mi ha traghettato dai raggi cosmici a un prodotto dei raggi cosmici, che sono i raggi gamma, che vengono prodotti, diciamo, per la maggior parte dei raggi gamma che noi vediamo sono prodotti dall'interazione dei raggi cosmici con il materiale interstellare. E quindi così ho iniziato la mia, diciamo, carriera in astronomia gamma. Poi l'astronomia gamma mi ha portato a studiare le stelle di neutroni, perché le sorgenti che si vedevano nei dati gamma erano stelle di neutroni, e quindi questo mi ha instradato nella mia carriera esperta, diciamo così, di stelle di neutroni. Ho avuto dei risultati importanti, ho avuto dei premi anche molto importanti, ma oggi non vi racconto la mia storia, ma vi voglio raccontare gli ultimi le ultime conquiste, gli ultimi traguardi ai quali siamo arrivati grazie allo studio del cielo e grazie alla capacità che abbiamo sviluppato capire quello che le stelle stanno cercando di dirci. Allora, qui vedete un dipinto di Enrico Benaglia che in qualche modo vi porta il messaggio dell'umanità che cerca di transitare verso le stelle. È la voglia di toccare le stelle. E questa voglia, in un certo qual senso, noi la espletiamo cercando di capire i messaggi delle stelle. Attenzione, i messaggi, perché tutta questa mia conferenza, così come tutto il libro, è centrato sulla pluralità dei messaggi. Ma la cosa importante è che i messaggi non cambiano nel tempo, quello che cambia è la nostra capacità di riceverli e di capirli. Nel senso che vedremo che adesso abbiamo imparato a decifrare tutta una serie di messaggi. E quindi è questo il momento fondamentale, è rendersi conto che ci sono tanti canali di informazione. E questa è anche la ragione del titolo del libro, che è chiaramente un omaggio a Galileo Galilei, ma non è affatto un tentativo di, se volete, scimmiottare Galileo Galilei. Voi sapete benissimo che nel 1610 Galileo scrive il Sidereus Nuncius,
che è un libro molto breve, nel quale lui vuole esternare la sua meraviglia per quello che ha visto guardando nel cannocchiale. Cannocchiale è un nome inventato da Galileo, mettendo insieme cannone ed occhiale, perché Galileo viveva a Padova, era professore a Padova, ma era amico di importanti personaggi veneziani, tra questi Fra Paolo Sarpi, che un giorno gli dice: sai, i confratelli di Parigi mi dicono che sta girando un giocattolo che fa vedere da vicino le cose lontane. Il giocattolo era stato fatto da un occhialaio olandese che aveva unito una lente concava e una convessa per ingrandire, per ottenere un ingrandimento. Quindi Fra Paolo Sarpi riceve uno di questi giocattoli, perché erano considerati intrattenimenti da alta società da Parigi, lo fa vedere a Galileo, professore di fisica, capisce la fisica che c'è sotto, l'ottica geometrica che c'è sotto, ma capisce anche che le lenti che erano utilizzate erano piccole, perché erano lenti da occhiale. Quindi quello che Galileo fa è chiedere ai vetrai di Murano di fargli dei pezzi di vetro di alta qualità, più grandi, che poi lui stesso a Padova nel suo laboratorio mola per dargli la forma che lui pensa sia necessaria per ottenere le lenti con i quali lui costruisce il cannocchiale. E con il suo cannocchiale lui vede cose straordinarie. Quindi lui ha scritto questo libro per dire: io ho visto degli straordinari messaggi delle stelle. Attenzione, perché perché nuncius in latino vuol dire sia messaggio che messaggero. Quindi Galileo non vuole essere lui il messaggero delle stelle, ma dice: io vi porto il messaggio delle stelle. E questo è l'idea. Adesso noi abbiamo capito che ci sono molti più messaggi e abbiamo imparato stiamo cominciando a imparare a decifrarli. E quindi questo è un momento molto importante per l'astrofisica, perché stiamo facendo dei grossi passi avanti. Allora, vi ricordo che quindi quando noi parliamo di messaggeri celesti, parliamo di qualche cosa che è un misto tra il vecchio e il nuovo, qualcosa che esiste, è esistito dalla notte dei tempi, che è ovviamente la luce che noi possiamo vedere con i nostri occhi e con i telescopi. La luce, sfruttare la luce con i nostri occhi è una cosa vecchia come il mondo. Già i Sumeri avevano capito un sacco di cose, gli Egizi, eccetera, eccetera. A partire da Galileo noi abbiamo capito che un aiutino dell'ottica fa molto bene. Tuttavia, veramente il primo impatto con il cielo è sempre attraverso i nostri occhi, è sempre noi davanti al cielo.
e per parlare di noi davanti al cielo, a me piace mostrare questa bellissima foto fatta da un'astrofotografa, Georgia Hofer, che avete capito lavora in Trentino e ha fatto questa foto assolutamente fantastica delle tre cime di Lavaredo con due faretti celesti accesi. Questi faretti celesti sono Giove, il più brillante, e Saturno. Questa foto è stata fatta nell'ottobre del 2020, quando Giove e Saturno si stavano avvicinando alla grande congiunzione. Quindi i due pianeti sembravano avvicinarsi, dopodiché i pianeti sono distanti centinaia di milioni di chilometri, ognuno gira nella sua orbita e se ne fregano tranquillamente uno dell'altro, ma per noi umani il momento della grande congiunzione è sempre stato un momento particolarmente importante, anche perché avviene una volta ogni 200 anni, quindi non è qualcosa che si vedono tutti i momenti. Questa foto a me piace perché secondo me simboleggia l'umanità davanti al cielo. Quindi vedete che ci sono due persone, in effetti sono la fotografa e il suo fidanzato, che stanno ammirando lo spettacolo celeste. Il sole è appena tramontato e si sono accese le stelle, e quindi si è accesa la Via Lattea. Siamo ovviamente in un posto abbastanza privilegiato, c'è poco inquinamento luminoso e quindi la Via Lattea è visibile in tutta la sua bellezza, magari anche dall'Umbria, da qualche posto riparato, da qualche parco è possibile ammirare la Via Lattea. Sicuramente dalla pianura padana non è possibile, perché è uno dei posti a più alto inquinamento luminoso dell'Europa, ma il messaggio qui è proprio l'umanità davanti al cielo. Quindi queste due persone stanno vedendo la luce che viene emessa dalle stelle, stanno vedendo la luce, diciamo, visibile, tra virgolette, cioè quella al quale al nostro occhio è sensibile. Ma gli astronomi sono persone con, diciamo, molta fantasia e molta capacità di porsi dei problemi e risolverli. Perché oltre a vedere ciò che è visibile, gli astronomi hanno imparato a vedere quello che non è visibile, perché non emette radiazione. E sono sicura che questa foto vi dice qualcosa. Questa è la foto del buco nero all'interno della nostra galassia. La nostra Via Lattea è una bella galassia spirale e, come tutte le galassie, diciamo, che si rispettino, ha un buco nero nel suo centro. Questo buco nero della nostra galassia non è di dimensioni colossali, diciamo così. È un buco nero di quelli extra large, perché io dico sempre che i buchi neri sono come le magliette, ci sono piccoli, medi, grandi e extra grandi. Quindi questo qui è extra grande, però non è XXL, è un XL ragionevole, perché il buco nero al centro della nostra galassia è 4 milioni di masse solari. Ma la cosa bellissima è
che noi non stiamo vedendo il buco nero, attenzione, noi stiamo vedendo l'ombra del buco nero, perché quello che è importante è il, la parte nera nel centro della ciambella. La ciambella tutto intorno è radiazione dal disco di materia che ruota intorno al buco nero, ma quello che è importante è il buco dentro, perché le dimensioni di questo buco sono esattamente quelle previste dalla teoria. Ottenere questa immagine è stato molto difficile, è stata ottenuta da telescopi che diciamo un osservatorio solo, per quanto potente, qui vedete l'osservatorio ALMA in Cile, non è sufficiente per ottenere un'immagine così definita. È stato necessario mettere insieme gli osservatori sparsi su tutta la Terra per cercare di sfruttare, per trasformare tutta la Terra in un osservatorio, in un radiotelescopio, perché la risoluzione angolare di un telescopio è tanto più grande quanto più grande è il suo diametro. Quindi noi, mettendo insieme telescopi in punti diversi della Terra, riusciamo ad ottenere delle prestazioni dal punto di vista della risoluzione angolare che sono paragonabili a quelli di radiotelescopi grandi quanto la distanza tra i nostri osservatori. Quindi, per ottenere questa splendida risoluzione angolare, questa risoluzione angolare che vuol dire vedere una moneta da 2 euro sulla Luna, quindi vuol dire veramente spingere al massimo le capacità dei telescopi, abbiamo dovuto mettere insieme telescopi su tutta la Terra. E non è stato facile, ma è stato ottenuto l'immagine. Questa immagine non è la prima immagine di un buco nero che si ottiene, ma è diciamo la seconda. La prima, ve la faccio vedere qui, è quella che vedete da questa parte alla vostra sinistra. È la famosa immagine di M87. Questo buco nero è un signor buco nero, perché è un buco nero di 6 miliardi di masse solari, quindi è oltre 1000 volte più grande di quello della nostra galassia, e quindi tutto nel buco nero di M87 è più grande, è più grande la massa, sono più grandi le dimensioni, eccetera. Però il M87 è distante 80 milioni di anni luce, quindi mentre il buco nero della nostra galassia è distante 25.000 anni luce, quindi le dimensioni si equiparano in un certo qual senso, tenendo conto della distanza. Quindi quello che vedete qui sono i due buchi neri messi a confronto, e sono straordinariamente simili, che è una cosa abbastanza incredibile, perché state vedendo due oggetti celesti che hanno una differenza di massa di oltre 1000 volte, eppure sembrano simili, identici. Ricordatevi che
le stelle non hanno questa enorme intervallo di massa, e in ogni caso le stelle più piccole si comportano e sembrano assolutamente diverse dalle stelle più grandi, mentre qui vediamo due buchi neri con massa drammaticamente diversa, che hanno un look assolutamente identico. A dare ragione ad Einstein e alla relatività generale, ma se volete a spronarci a continuare a vedere altri oggetti così estremi, così straordinari, perché c'è tantissima fisica da imparare andando a vedere questi, l'ombra di quello che non si vede. Ma quello che non si vede è anche radiazione normale, radiazione elettromagnetica, come la luce, ma dove la luce sapete che è un'onda, e l'onda ha una frequenza, e ovviamente noi siamo sensibili a una certa frequenza. E qui vedete sopra lo spettro elettromagnetico, vedete quelle onde che diventano sempre più strette, e vedete in diciamo più o meno a metà i colori dell'arcobaleno. Quello è il ristrettissimo campo delle onde elettromagnetiche alle quali noi siamo sensibili, i nostri occhi. Tutto il resto noi non lo vediamo, quindi per noi tutto il resto è invisibile. Poi c'è un invisibile più facile da studiare e un invisibile più difficile da studiare, perché per esempio le onde radio sono invisibili, però riescono a penetrare nell'atmosfera, quindi noi le possiamo misurare da terra, quindi possiamo costruire dei radiotelescopi per misurare le onde radio. Ma se invece vogliamo vedere i raggi X o i raggi gamma, da terra non possiamo fare niente, perché l'atmosfera assorbe la radiazione, non la fa passare, e quindi per vedere la radiazione X, la radiazione gamma, ma anche la radiazione infrarossa, noi dobbiamo portarci al di sopra dell'atmosfera. E non ho detto radiazione infrarossa a caso, perché noi tutti stiamo vedendo i risultati del James Webb Space Telescope. I giornali tutte le settimane ci raccontano qualcosa di nuovo. Qui vedete un modello in Lego del James Webb Space Telescope, perché la Lego è sempre molto attenta a cercare di così a cercare dei nuovi soggetti per le sue scatole di montaggio. Vedete il telescopio rispetto all'omino, e se volete vedere quello vero è qui. Allora, voi sapete che il James Webb è stato un vero e proprio origami spaziale, perché ha una è un telescopio con un diametro di 6,5 metri, ma doveva entrare nell'ogiva di Ariane 5, che si chiama 5 perché ha 5 metri di diametro. Quindi hanno dovuto piegare il telescopio, piegare lo specchio, che peraltro era, vedete, fatto di esagoni, era uno specchio, quello che si dice, tassellato.
Poi se volete vi racconto la storia degli specchi tassellati perché sono un'invenzione italiana, ma andiamo avanti con la storia dello Space Telescope. E vedete anche sotto che c'è questa struttura multistrato che è il, una specie di ombrellone, un parasole, perché lo Space Telescope è nel punto Lagrangiano L2 al di là della Terra e deve essere mantenuto completamente ghiacciato, gelido. Gelido, che più gelido non si può, perché per vedere in infrarosso, per vedere bene in infrarosso, il telescopio deve essere assolutamente congelato. E quindi bisogna proteggerlo completamente dalla luce del sole. Quindi il telescopio, lo strumento, vedete, deve operare dietro questo paravento. Ma questo paravento è grande come un campo da tennis, e però anche lui è stato tutto ripiegato perché doveva entrare nell'ogiva dell'Ariane 5. E questo qui è lo strumento tutto ripiegato che è stato infilato nell'ogiva dell'Ariane 5, che nel giorno di Natale del 2021 è partito e è stato, diciamo così, un regalo di Natale per gli astronomi. Il lancio è avvenuto più o meno a ora di pranzo, quindi io ero ospite e ho dovuto dire scusate, ma io tengo il telefonino acceso perché devo vedere il lancio del James Webb, e quindi hanno lanciato eccetera, con queste cose molto divertenti, perché hanno lanciato da Kourou, quindi il conto alla rovescia in francese. È l'ESA che lancia, la base di lancio è francese e quindi il conto alla rovescia è francese. Quindi alla fine fanno il conto alla rovescia in francese, 3, 2, 1, e poi non dicono 0, dicono top. E a quel punto dicono allumage, perché il Ariane fa... la NASA, quando arriva allo zero, i motori sono già partiti, mentre per l'ESA, quando arriva allo zero, è il momento in cui accendono i motori. Quindi dicono top, allumage, e poi dicono décollage. E c'era il commentatore americano, perché ovviamente era un lancio che faceva l'Europa, ma era un lancio di una missione NASA, che quando il capo del team di lancio dice décollage, quello dice lift off, perché ha dovuto, diciamo così, si è sentito in dovere di spiegare al pubblico americano che era avvenuto il decollo. E quindi è partito, lancio perfetto, non come quello di ieri di Starship, lancio assolutamente fantastico, tra l'altro Ariane 5 è un vettore super testato, quindi a questo punto è di una precisione incredibile. E quindi si vedevano le curve, la curva di ascesa del payload, si vedeva la velocità, eccetera, era tutto, diciamo, regolare. E ovviamente ogni tanto...
mettevano degli spezzoni con delle animazioni, quello che succede adesso, si apre l'ogiva, succede questo e quest'altro. Quindi io più o meno mentre mangiavo la pranzo di Natale, così con un occhio guardavo il telefonino, e a un certo punto ho visto questo e ho detto: ma quello è lo strumento, non è una un'animazione, non è il rendering, è l'oggetto vero. Questa qui è la prima e l'ultima foto del James Webb, l'origami è ancora tutto aperto ed è la foto che è stata presa dalla telecamera che era a bordo di Ariane 5. Ariane 5 si è staccato dopo aver dato l'ultima spinta per mettere James Webb nella rotta che lo avrebbe portato a L2 e ha acceso la telecamera di bordo e ha fatto vedere per pochi minuti l'immagine dello strumento che tra l'altro era in pieno sole, quindi vedete che era tutto scintillante, e poi se andate a vedere il filmato si vede il pannello solare che esce e quindi anche questo era stato un momento di grande soddisfazione, perché il pannello solare che esce vuol dire che lo strumento è in grado di produrre la sua energia e che quindi potrà fare tutte le manovre che doveva fare. James Webb ha dovuto fare 344 manovre per aprirsi, quindi è stato un processo che è durato mesi, ma devo dire che anche il viaggio non è stato breve per arrivare a L2, che è a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra, e poi sono iniziate tutte le procedure di calibrazione, eccetera. A luglio dell'anno scorso era stata data, diciamo con 2 settimane di anticipo almeno, la notizia che ci sarebbe stata la conferenza stampa per far vedere le prime immagini di James Webb, ma invece colpo di scena, la conferenza stampa doveva essere il 12 luglio, arriva la notizia, fermi tutti, l'11 luglio il presidente Biden vuole fare vedere lui la prima immagine alla Casa Bianca. Quindi abbiamo visto la prima immagine di James Webb con il presidente, la vicepresidente e l'amministratore della NASA, eccetera, tutti schierati alla Casa Bianca. E se volete, questa ha fatto assumere alle immagini del James Webb Space Telescope un significato politico, perché il presidente Biden ha detto: questo telescopio che rivoluzionerà l'astronomia è una prova di quanto siano bravi gli americani. Quando gli americani decidono di fare qualcosa, sono in grado di portare a termine compiti difficili, eccetera. Non hanno detto niente dell'immagine, forse perché non parlava a loro questa immagine, ma l'immagine che facevano vedere è questa. Questa è un ammasso di galassie dove si vede in modo spettacolare, come solo James Webb può fare, la deformazione gravitazionale dovuta a quell'effetto che si chiama lente gravitazionale. Si vede veramente che cosa fa la gravità alla luce. Guardate questo particolare di quell'immagine. A me piace molto notare quella coppia di galassie in alto. Vedete una galassia bianca intorno alla quale si inviluppa una galassia più arancina.
La galassia bianca è una galassia più vicina a noi ed è chiaramente una galassia ellittica. La galassia giallastra, più dietro, è più lontana ed è una galassia spirale. E la luce di questa galassia è stata completamente deformata dalla gravità dal campo gravitazionale della galassia ellittica. Quindi grazie a queste immagini si può fare una mappa della materia deformante e la cosa più straordinaria della materia deformante è che è molto più abbondante che non la materia visibile. E quindi James Webb ci aiuta a vedere la materia che si vede, ma anche quella che non si vede. James Webb lavora in infrarosso, quindi entra nella polvere, vede attraverso la polvere. La polvere è uno schermo per la radiazione ottica, ma James Webb invece vede dentro la polvere, quindi ci permette di vedere le stelle che nascono, ma allo stesso modo ci permette di vedere le stelle che muoiono. Questa qui è una nebulosa planetaria, vedete, è una coppia di stelle, un sistema binario dove una delle due stelle sta morendo, ma ruota intorno all'altra, perde materia e la materia che perde si, diciamo, organizza in questa struttura un po' spiraleggiante che è assolutamente di straordinaria bellezza, ma è quella che io chiamo la ricicleria galattica, perché è il modo in cui una stella che sta morendo cede alla galassia, al mezzo interstellare, alle nubi interstellari, la materia che ha prodotto. Perché voi sapete che voi siete fatti da carbonio, da ossigeno, da azoto, e tutti questi elementi li hanno fatti le stelle. Ma se la stella fa gli elementi e poi se li tiene dentro, non sono di nessuna utilità. Quella è la cosa importante, sono gli elementi che vengono prodotti, ma che poi vengono riciclati, vengono ceduti al mezzo interstellare, che farà altre stelle, che avranno sistemi planetari tutti intorno. L'immagine di James Webb che a me personalmente piace di più è questa, è la galassia Ruota di Carro, che in effetti non è una galassia sola, ma è l'interazione di due galassie, e devo dire che James Webb è fantastico a far vedere i raggi della ruota, perché i raggi sono fatti di polvere e in questo lo strumento è fantastico. Allora, ovviamente uno guarda quelle immagini che vi ho fatto vedere e dice: ma che cosa fantastica, bellissima. Vabbè, allora ricordatevi che sono un mix tra scienza e arte. Per l'ottima ragione che il cielo infrarosso non ha colori. È al di là della nostra capacità di vedere i colori. I colori sono stati aggiunti perché le immagini di James Webb vere sono così. Sono monocolori perché sono tutte fatte in particolari regioni di spettro, in particolari intervalli di lunghezza d'onda, l'infrarosso vicino, l'infrarosso medio, l'infrarosso lontano. E quando vedete le immagini vere sono così.
che a mio parere sono già bellissime così, ma per renderle più fruibili allora vengono aggiunti i colori per farvi vedere quali sono gli oggetti più vicini, quali sono gli oggetti più lontani e tutte queste cose qua. Ma quando si guardano delle immagini così belle, dovete sempre pensare che c'è una parte di interpretazione. Cioè, ci sono degli artisti grafici che fanno questo di mestiere, rendono più fruibili, rendono più belle le immagini che sono prese in lunghezza d'onda, che sono al di là della nostra capacità di vedere. Ma veniamo ai messaggeri, perché fino adesso abbiamo parlato di fotoni, ma i messaggeri sono molto di più. Sono i raggi cosmici, sono i sassi extraterrestri, i campioni extraterrestri, sono poi i neutrini e le onde gravitazionali. Qui sono messi, diciamo, in ordine di scoperta. Allora, i fotoni abbiamo detto già i sumeri, quindi i fotoni sono sicuramente i primi. I raggi cosmici sono stati scoperti all'inizio del Novecento, quindi diciamo un po' più di 100 anni fa, circa 100 anni fa. Campioni extraterrestri e neutrini dell'ordine di una cinquantina d'anni e le onde gravitazionali pochi anni fa, poco più di 5 anni fa. Quindi vedete che noi continuiamo a aumentare i nostri messaggeri. Quindi è per quello che noi a questo punto possiamo parlare, per esempio, di astronomia multimessaggero, perché riusciamo a mettere insieme diversi tipi di messaggeri. Ma i messaggeri celesti, la cosa molto importante è che non parlano solo di astronomia. Parlano ovviamente di fisica, parlano di chimica tantissimo, parlano di matematica, parlano di informatica, quindi parlano di biologia, quindi ci vogliono tante competenze per decifrare i messaggi celesti. E quindi iniziamo dai raggi cosmici, che sono appunto i primi a essere stati scoperti, che per molti anni sono stati la sorgente delle particelle utilizzate dai fisici. Nei raggi cosmici sono state scoperte molte nuove particelle, è stato scoperto l'antielettrone, quello che chiamiamo positrone, sono stati scoperti i muoni, cioè tutta una serie di particelle che i fisici hanno visto studiando come si comportavano i raggi cosmici quando interagivano con gli atomi dell'atmosfera. Ora però i raggi cosmici sono particelle elementari, quindi sono molto difficili da visualizzare. Come faccio io a farvi vedere una particella? È un compito quasi impossibile. L'unico modo che ho di farvi vedere una particella è di farvi vedere uno spettacolo bellissimo che è causato dai raggi cosmici del Sole, prodotti dal nostro Sole, che interagiscono con la nostra atmosfera. Sono le aurore boreali o le aurore australi, sono i raggi cosmici, che sono particelle cariche che entrano nel dipolo magnetico della Terra, dove c'è un buco, quindi ai poli, e queste particelle eccitano, interagiscono con gli atomi della nostra atmosfera, li eccitano, e quando l'atomo si disecita emette radiazione.
E quindi le aurore boreali, se siete andati in Finlandia, in Lapponia, a caccia di aurore, voi avete visto quello che fanno i raggi cosmici del Sole quando interagiscono con la nostra atmosfera. I raggi cosmici sono dei potentissimi messaggeri, perché ci dicono quali sono, ci potrebbero dire quali sono gli oggetti celesti che si comportano da acceleratori di particelle, ma sono dei messaggeri smemorati, perché i raggi cosmici sono carichi. Sono particelle cariche, e le particelle cariche non rimangono indifferenti alla presenza di campo magnetico, e tutta la galassia, ma anche lo spazio intergalattico, è pervaso da un flebile ma presente campo magnetico. Quindi il campo magnetico interagisce con le particelle cariche e le fa deflettere, le fa deviare. Quindi i raggi cosmici non ci sanno più dire da dove sono venuti, perché se lo sono dimenticato completamente. Il ricordo è rimasto dentro il campo magnetico. E quindi noi vediamo i raggi cosmici. Alcuni di questi raggi cosmici hanno un'energia paurosa, ma non capiamo da dove vengono. Mentre insieme ai raggi cosmici, in generale, si formano delle altre particelle che hanno il vantaggio di essere neutre e quindi di fregarsene dei campi magnetici. Queste particelle sono i neutrini. I neutrini sono delle particelle estremamente importanti, vengono prodotte in quantità non demenziali, di più, dal Sole, perché il Sole brucia, diciamo così, tra virgolette, fonde idrogeno per formare elio in continuazione, perché è quella la sua sorgente di energia, che è anche la nostra, tra l'altro, e questo processo produce neutrini. Quindi, se noi sappiamo quanta energia ha prodotto il Sole, possiamo fare il conto di quante tonnellate al secondo di idrogeno diventano elio, possiamo sapere con certezza quanti neutrini sono stati prodotti. Allora, i neutrini sono particelle difficilissime da rivelare, perché sono estremamente poco vogliose di interagire col resto del mondo, stanno per i fatti loro, attraversano tutta la Terra e manco se ne accorgono, quindi è difficilissimo studiare i neutrini, è veramente un compito molto 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 arduo. Ma quando 50 anni fa un fisico diciamo di grande coraggio decise di provare a misurare i neutrini dal Sole, sputò sangue per anni e alla fine gli venne fuori un risultato assolutamente incomprensibile. I neutrini dal Sole erano troppo pochi. E allora, quando voi vi aspettate di trovare qualcosa e non lo trovate, i casi sono due: o ha sbagliato chi ha fatto i conti, e quindi il valore che io mi aspetto è tot, no, non è così, oppure ha sbagliato chi ha fatto la misura. Quindi, come mio marito mi raccontava, che diceva il capitano, il suo capitano degli alpini, quando sono andati a fare una missione invernale
che si sono ritrovati su una punta di qualche montagna in Val d'Aosta, ha aperto la carta, il capitano si è guardato intorno e disse la famosa frase: o lei sbaglia la carta o lei sbaglia il terreno. Perché quello che lui vedeva non era quello che c'era sulla carta, per l'ottimo motivo che non era di quel posto lì, avevano sbagliato strada da qualche parte. Ma il, anche per, nel caso dei neutrini, chi aveva sbagliato? In effetti non aveva sbagliato nessuno, perché la misura era giusta, le previsioni teoriche erano giuste, ma erano i neutrini che stavano giocando uno scherzone ai fisici, perché capire questo comportamento del Sole vengono fatte tutta una serie di test, e si scoprì che i neutrini che diciamo esistono con tre caratteri diversi: i neutrini che si formano insieme agli elettroni, quelli che si formano insieme alle particelle tau, quelli che si formano insieme alle particelle mu, ma diciamo sono tre tipi di neutrini diversi, e possono decidere di cambiare carattere. Un neutrino nasce con un certo carattere, ma se tu lo fai camminare, diciamo così, per un po' di tempo, c'è una certa probabilità che questo cambi carattere. E quindi in questo caso i neutrini del Sole sono tutti neutrini elettronici. Quindi l'esperimento doveva rivelare i neutrini elettronici e vabbè, si perdeva tutti i neutrini che avevano cambiato carattere. E quindi si è scoperto la famosissima oscillazione dei neutrini, che si è scoperto perché i neutrini del Sole erano troppo pochi. Quindi questo qui è un bellissimo esempio di astronomia, astrofisica, che spinge la fisica a fare un passo avanti, e questa è una cosa diciamo molto molto bella, è un grande insegnamento che ci hanno fatto i neutrini. Vabbè, poi un modo molto importante di capire come si è formato il nostro sistema solare viene dall'analisi delle meteoriti. I meteoriti sono pezzi di sistema solare che ci vengono a domicilio. È una specie di Amazon solare, perché sono pezzi di sistema solare che ci vengono recapitati in casa. E il posto migliore dove andarli a trovare è l'Antartide, perché in Antartide è tutto bianco, non ci sono sassi, tutti i sassi sono i nostri. Poi ovviamente ogni tanto ci sono anche meteoriti un po' spettacolari. Questa è quella che nel 2013 ha illuminato il cielo della cittadina siberiana di Chelyabinsk. Era un sasso celeste abbastanza di qualche metro cubo, non era enorme, ma questo qui è il buco che ha fatto nel lago vicino, la luce che è stata vista è perché l'oggetto è esploso a 30 km di altezza. Ci sono stati dei pezzi, ma questo qui era un pezzo di qualche quintale, non era un pezzo enorme, che è andato a finire nel lago vicino alla città. E poi quando è venuta l'estate, il lago si è sciolto, sono andati a recuperare il pezzo, ma
vedete, i bambini della regione si sono molto divertiti a cercare i sassolini che erano un po' caduti lungo la traiettoria dell'oggetto, tipo un po' pollicino. E c'è stato un fiorente mercato di pezzi di meteorite, perché i meteoriti hanno, diciamo, degli amatori e si vendono bene. Poi questa qui era una bella meteorite appena caduta, fresca fresca, che aveva avuto molta copertura di stampa. I campioni che ci hanno fatto veramente capire, per esempio, la relazione tra la Terra e la Luna, sono stati i campioni di Luna portati a casa dagli astronauti. Questa è una famosissima borsina che era la borsa di Armstrong, che Armstrong aveva nella tasca dei pantaloni di questa sua tutona bianca, che gli avevano la NASA gli aveva detto: appena tu metti piede sulla Luna, la prima cosa che fai, tiri fuori la tua paletta e spaletti dei campioni lunari dentro nella borsina, te la rimetti nei pantaloni, che se per caso dovete fare una partenza in emergenza, porti a casa i campioni di Luna, perché gli scienziati disperatamente volevano analizzare i campioni di Luna, perché sapete benissimo che questi campioni di Luna sono stati fondamentali per capire che la Luna è un pezzo di terra, perché quando si fa l'analisi isotopica della Luna viene fuori che è molto 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 simile alla Terra. Quindi il nostro satellite in effetti deriva da un pezzo di terra che è stata staccata all'inizio del sistema solare da un grande impatto, e quando gli astronauti sono tornati a terra, quindi quando c'è stato lo splashdown, sono stati portati sulla portaerei, c'era il presidente Nixon ad accoglierli, eccetera, eccetera, c'era anche un ufficiale dell'immigrazione, che loro, tutto sommato, venivano dall'estero e dovevano dire che cosa portavano con loro. E allora, vedete, questa qui è la, diciamo, la forma, dichiarazione di che cosa portate con voi. E vedete che quando chiedono agli astronauti che cosa portate con voi, loro rispondono: campioni di Luna. Perché è l'unica cosa che si stavano portando dietro. E questi campioni di Luna, se volete, hanno, continuano ad avere un grande interesse per gli scienziati, per i planetologi, ma c'è un campione di Luna che fa bella mostra di sé nell'ufficio ovale della Casa Bianca, perché quando il presidente Biden è entrato nell'ufficio ovale, tutti i presidenti in qualche modo fanno una riorganizzazione dell'ufficio ovale, cambiano i quadri, cambiano la tappezzeria, cioè succede tutta questa, diciamo, ognuno vuole mettere il colore che gli piace, queste cose qua. E il presidente Biden ha chiesto alla NASA di avere un campione di Luna, proprio per dimostrare l'interesse della Casa Bianca per il per quello che per il ritorno alla Luna. Adesso sono andata un po' lunga e quindi volevo cercare di finire senza farvi fare troppo tardi,
per parlare delle onde gravitazionali. No, no, ci vuole un momento di tempo. Le onde gravitazionali sono state le ultime nate nella famiglia dei messaggeri celesti, ma diciamo che erano state previste da Einstein più o meno tra il 1915 e il 1917, perché sono una derivazione diretta dalla teoria della relatività generale. Quando due oggetti massivi perturbano lo spazio, ma anche quando un oggetto solo perturba lo spazio, si forma questa onde che perturbano il tessuto dello spazio-tempo, che è la cosa fondamentale della relatività generale. Vedete che l'idea è che questa onda gravitazionale fa stringere e allargare lo spazio in modo ciclico. Qui però l'effetto chiaramente è molto esagerato, perché la deformazione è incredibilmente piccola, perché è molto più piccola delle dimensioni di un protone, la deformazione delle onde gravitazionali, perché la forza gravitazionale è la forza più pervasiva dell'universo, ma è anche quella più debole quando si va a misurare veramente la forza. Quindi quando Einstein ha fatto questo conto, ha detto: beh, chiaramente sarà impossibile da vedere, come si fa a misurare una deviazione così piccola. E invece sono riusciti a misurarla, e questo qui è il rendering sonoro, ma anche, vedete, di questa onda gravitazionale, che è stata rivelata il 14 settembre del 2015. Quindi, giusto appunto per festeggiare il centenario della teoria della relatività generale. Vi faccio notare che tutto lo swip che avete sentito, guardate la scala dei tempi, avviene tutto in 0,2 secondi. Quindi è un effetto estremamente contratto nel tempo, perché è il momento nel quale due buchi neri si fondono per diventare uno solo. Quindi è se volete, un effetto straordinariamente distruttivo, straordinariamente potente, che però dà un segnale cortissimo e, come vi dicevo, straordinariamente piccolo come deformazione. Questo qui è stato il primo segnale preso proprio per un colpo di fortuna incredibile, perché gli strumenti erano stati appena accesi, erano ancora in fase di test. Quindi madre natura aveva molta fretta di farci scoprire le onde gravitazionali, e quindi c'è stato questo incredibile segnale, e adesso ne abbiamo visti 90 di questi segnali. Quindi dal 2015 ad oggi, in effetti è dal 2015 al 2020, perché all'inizio della pandemia sono state fermate le operazioni per evitare che la gente dovesse andare fisicamente nei posti dove venivano fatte le misure.
Quindi questo per dirvi come noi siamo andati straordinariamente avanti, come l'astronomia sia una scienza incredibilmente antica ma incredibilmente nuova, che continua a darci nuove informazioni, che continua a farci vivere l'emozione della scoperta, e sono tutte queste storie che io ho raccontato nel libro. Vi ringrazio. Bene, siamo in conclusione di serata, grazie alla professoressa Caravero. Non so se ci sono delle domande o delle curiosità che volete fare a dispersione, se no in fondo trovate il banchetto con i libri, il libro della professoressa, e quindi lo potete acquistare, ok? Se non ci sono domande, no? Grazie. Sono tutti liberi? Nessuna curiosità? Tantissime. Le curiosità sarebbero se inizio vado a finisco. Va bene, grazie a tutti e buona serata. Grazie.